Salvini, Matteo Salvini. Grazie a tutti. Grazie Matteo. No, tramontate stelle, no, quello là. Quello là che tramonta. No, 5 stelle ormai no. Sono passati da grande carro a piccolo carro a carro inesistente, quindi no, sono più bello così signora, allora mi fermo tutto il giorno qua. In bocca al lupo, faccio veloce perché qua vedo che c'è gente che per fermarsi ha preso mezz'ora di pausa dal lavoro, ha preso un'oretta di pausa dalla scuola e quello va sempre bene, anche perché oggi per riposarmi 9 incontri facciamo in provincia di Piacenza. Abbiamo quei comodi, Morfasso, Pontemura, Bobbio, Pianello, no, facciamo... Per il caffè, Matteo! Aspetta che adesso lo bevo il caffè, ma fregato, cioè, no. Beviamo un caffè fra amici, tanti amici, grazie, grazie. No, al volo qualche ragionamento, sono arrivato qualche minuto in ritardo perché ero in collegamento con RTL a parlare di Emilia Romagna. Qua la gente cosa chiede? Molto concreta, la gente emiliana è molto concreta, poca ideologia e tanta concretezza. Infrastrutture, c'è una Tirreno-Brennero in attesa da 30 anni, c'è una Cispadana attesa da 30 anni, il porto di Rimini, il porto di Ravenna, il sostegno all'agricoltura. Io sono stufo di incontrare agricoltori, soprattutto piccoli agricoltori, che mi hanno detto il mio progetto è fermo in regione da anni, la mia richiesta è ferma in regione da anni, il mio contributo è fermo in regione da anni, perché non avevo l'amico giusto al posto giusto nell'assessorato giusto. Io voglio una regione Emilia aperta a tutti, dove non devi avere la tessera di partito per andare avanti e fare strada. Poi, ma qua ci sono gli ambientalisti da salotto, radical chic, quelli che stanno in centro città, che non hanno mai visto un cinghiale, una nutria, un bosco, un torrente, un alberello, e a furia di dire non pulire il torrente, non tagliare l'alberello, non sfiorare la nutria, è un casino e ci arriva tutto in testa. Ma lasciamo che sia la gente che vive in provincia a decidere cosa si fa in provincia, in montagna. Sugli Appennini reggiani aspettano da 30 anni una diga per aiutare l'agricoltura, 30 anni. Bonaccini è andato sugli Appennini settimana scorsa e ha detto ci vuole una diga. Oh. Ci hanno valutato per 30 anni e poi dopo 30 anni sono arrivati alla conclusione che forse... però la gente non c'ha l'anello al naso e adesso questi stanno inaugurando tutto quello che hanno fatto per 40 anni. Io sono convinto di una cosa, fra 12 giorni l'Emilia Romagna darà lezione di orgoglio, di cambiamento e di futuro a tutto il mondo e poi mandiamo a casa anche Conte, Renzi, Di Maio, Zingaretti e compagnia bella. Quindi, e l'hanno capito, iniziano ad aver paura. Ieri Conte ha detto che il voto degli emiliani e dei romagnoli poi non conta molto. È una storia che ho già sentito anche in Umbria 3 mesi fa, quando hanno detto ma voto degli Umbri cosa volete che sia? Abita più gente in provincia di Lecce. Adesso è cominciato anche sull'Emilia Romagna. Ma il voto degli emiliani e dei romagnoli non cambia il governo. E Zingaretti ha detto e dopo il voto dell'Emilia Romagna sciolgo il PD. Dico, hanno capito. E la cosa bella, poi per carità, qua se che c'ho uno del PD nel microfono, si è infilato un mini Bonaccini nel microfono, perché l'unica roba che possono fare, visto che da loro in piazza non ci va nessuno, e rompere le scatole dove andiamo in piazza noi, ma è una vita grama quella dove vivi inseguendo il prossimo, anche perché vi dico, qua a Castello c'è un'amministrazione della Lega, di centrodestra, anzi li ho incontrati, fate un applauso a chi amministra questo splendido paese, la prossima volta ci torno da turista, non ci torno sul tavolino un martedì mattina, però sono stato in comuni dove... Questo? Pronto? È più grosso? Ma non è un problema di dimensioni, è un problema di qualità. Va bene anche più piccolo ma che funzioni. Ridammi quello là, preferivo quell'altro. Sì, si sente meglio. Si sente meglio, va bene signora, che non è un problema di grandezza. No, no.
meglio quello. Ma se la signora non. Vabbè, comunque fa niente, dai. Un sorriso il martedì mattina ci sta. La cosa bella, ripeto, che siamo andati anche in piazza e che mi hanno detto i giornalisti, ma questa è la piazza rossa per eccellenza. Siamo stati a Scandiano, il paese di Prodi, siamo andati a Novellara, siamo andati nel Modenese, in comuni dove la sinistra prende il 60 e il 70%. E sapete qual è la mia soddisfazione? Che in quelle piazze piene c'era un sacco di gente che mi ha detto alla fine del discorso: io vengo da una famiglia di sinistra, da una tradizione operaia, agricola, di fatica, di lavoro, comunista o socialista, ma sto giro il 26 gennaio voto Lega perché ormai il PD è il partito dei banchieri, dei milionari, dei finanzieri, non più degli agricoltori, degli operai, dei precari, degli artigiani. E gli rode, quando ero a Brescello l'altro giorno, e io ne sono convinto che se ci fosse Peppone oggi voterebbe Lega, non voterebbe mica Zingaretti, anche Don Camillo, perché che ne dica qualche vertice, chi crede ai valori della famiglia, della vita, della salute, dei figli che hanno bisogno di una mamma e di un papà per venire al mondo, non di esperimenti strani. La scelta è lì. Domani provincia di Bologna, postdomani vado prima a Roma e poi a Lamezia Terme, venerdì abbiamo Reggio Calabria, Cosenza e Vibo Valentia, sabato Bologna e Maranello, domenica Rimini e Ferrara. Non mollare! Però voi, il contatto umano, vi chiedo in questi giorni di aprire WhatsApp, rubriche telefoniche, chiamare, scaldare i cuori, perché per la prima volta in 70 anni, ed è la prima volta in 70 anni, il voto di ogni donna e di ogni uomo può fare la differenza. E il 26 gennaio chi sta a casa è complice del vecchio. Il 26... Pubblicità. Pubblicità, perché dobbiamo andare avanti anche noi. Vabbè. Va bene, sì, quindi, ragazzi, vabbè, ma noi facciamo le robe alla buona, sotto l'acqua, in piedi sulla seggiola, quelli del PD affittano teatri tutti invellutati e che denterni sì. E quindi... soldi nostri, paghiamo, sì, quei soldi lasciamo perdere. La prima domanda che mi ha fatto il giornalista di RTL è se sono spaventato perché rischio un processo. Perché peraltro voi vedete un tizio con una giacca a vento e un microfono in mano che questa settimana rischia di essere mandato a processo perché ha fatto una cosa gravissima e inaspettata. Ha chiuso i porti italiani, ha fermato gli sbarchi di migranti. Se mi mandano a processo, evidentemente sarà un processo politico per far fuori un'idea di Italia. Aspetto tutti voi a processo con me. Rispetto a tutti voi perché difendere l'onore e i confini di un paese dovrebbe essere un dovere, non un diritto. Quindi non abbiamo paura di niente e di nessuno. L'agricoltura è il lavoro davanti a tutto e agricoltura, poi questa è terra, la provincia di Piacenza, di trasformazione, di pomodoro. Siete ben rappresentati al governo, eh? Siete ben rappresentati al governo da una piacentina DOC che ha una certa esperienza in successi economici, la Semper. E poi vi do un impegno, siccome oggi leggevo il giornale che il PD ha presentato, questo ditelo a quelli che sono indecisi, hanno appena depositato questa settimana un disegno di legge per tornare ad alzare l'età pensionabile, cioè per fare l'esatto contrario di quello che abbiamo fatto noi, ed è una doppia idiozia. Primo, perché togli i diritti a gente che ha lavorato una vita e che magari adesso ha perso il lavoro, è arrivata a 63, 64, 65 anni e non sa di che cosa campare. Due, perché se non mandi in pensione la gente fino a 70 anni, chi di anni ne ha 20? Quando è che comincia a lavorare? Se proveranno a portare sta riforma delle pensioni in Parlamento, faremo le barricate dentro e fuori dal Parlamento, non la faremo mai passare. È l'impegno che mi prendo. Viva Castello, viva Piacenza, viva l'Emilia, e andiamo a vincere, ragazzi, andiamo a vincere.
da liberare questo paese dai parassiti. Grazie a tutti.